L'ha rifatto da capo. Io adoro gli slime. Che bello. Run, bro. Ma run dove? È il giallo che porta male. Ve lo dico io. A fanciulla. Che cactus mi state dicendo? È ufficiale, sto impazzendo. Sì, questo è me, bentornati nel secondo episodio di Minecraft Parkour Tutte Top. Una mappa veramente graziosa che non mi fa neanche sclerare un pochino. E con i 34.000 mi piace che avete lasciato, beh, sono stato spronato nel continuarla immediatamente. Non sono da solo, ma come al solito sono in compagnia di John. Saluta John. Ciao ragazzi. Ormai fa parte di me come questa capigliatura molto bizzarra. Non perdiamo altro tempo, andiamo a scalare la vetta. Come mai sono così piccolino? Perfetto, adesso va decisamente meglio. Eravamo rimasti in questo punto qua, che sarebbe il checkpoint di base, dove tutti i livelli si intersecano, perché questa mappa si potrebbe fare anche in 4 giocatori. Facciamo così, visto che ho fatto sempre il rosso fino adesso, andiamo dalla parte del giallo, così Surry sarà felicissimo. E abbiamo qui un checkpoint viola. Mi fa saltare in aria sto checkpoint? Non mi sembra proprio. Vediamo se nei cartelli c'è scritto come faccio a salire. Saluta i tuoi vicini, oppure buttali di sotto, sei a metà dalla cima, bla bla bla. Sì, ma come caspita salgo? Non ci sono i blocchi? Ci sono delle torce però. No, non è come penso. Non c'è un blocco sotto la torcia, invece sì. Ma perché fanno ste robe? Vabbè, allora è fin troppo semplice. Se è solo un blocco dritto per dritto, si sale in un batter di occhio, via. Mamma mia, sto fluttuando e siamo già qui. Prendi il checkpoint. Io me lo sento, questa seconda parte sarà molto più semplice. Uno skeleton skull nella chest. Me lo metto in testa. Anzi, per rimanere in tema, me lo metto in testa. Qui abbiamo dei pistoni con le leve. Con le leve attivi giustamente i pistoni. Vai a vedere, se io salgo qui, poi devo saltare qua sopra e riattivare il pistone. Saltare qua sopra e cadere di sotto. Interessante questo pezzo, molto fai da te. Parkour interattivo per il sottoscritto. E se qui sopra non mi ci mettono lo slime, non so come fare a salire. Scusate, se io passo qua sopra, poi quel salto è impossibile. Lo so che ogni volta dico che è impossibile, poi due saltini dopo ci riesco. Però il fatto è che sembra impossibile, ma non lo è. Sono più che sicuro che si debba saltare là sopra con un bello sprint, così boom boom, e cadere. Ma rifatto da capo. Io adoro gli slime, che bello. Molte persone nel fine settimana cos'è che fanno? Vanno in campagna, vanno in montagna, vanno al mare. Io gioco alle mappe parkour. È bello, no? Un passatempo veramente grazioso. Porca di quella cagna. È per forza così. Devo saltare sullo slime, poi da slime a slime, da slime a slime, da slime là sopra. Quello lì mi fa saltare più in alto. Detto così è fin troppo semplice. Il problema è che non è semplice. Ma perché non salta? Non è che per caso posso aggrapparmi a quella scalettina lì, vero? No. Speravo di sì. Ci siamo. Fidatevi di me. Resettiamo tutto e ripartiamo. Sì, così. Tutto in silenzio. Quando sto zitto è inevitabile. Sono più bravo. Probabilmente dico anche più cose intelligenti. Vedi? Uno dice le cazzate. Bene, ne paga le conseguenze. Epla. Epla. E no. No, lo sapevo. Grazie a Dio abbiamo il teleport che ogni volta ci salva. No, ma perché sei stupido? Perfetto, qui va benissimo. Qui devi solo saltare là e adesso aspettare. Voglio capire quanto mi fa saltare in aria quell'aggeggio. Ora mi fermo sopra e vediamo, No, non mi fa saltare. Non mi fa saltare per niente. Cioè, mi tengo bloccato. Ora fai così. Mi avrebbe fatto saltare se ci fosse stato il blocco di slime. Ora che ci penso, è vero. Quindi è un salto tutto sommato normale. Perfetto. Appena mi butta su, io salgo lì. Non ci siamo proprio, Ma proprio niente. Devo capire se veramente è fattibile una roba del genere, perché non mi ci va. Sì, cavolo, andiamo. E ora si rifà, ora si rifà, ora si rifà, ora si ri... Sei stupido, Step, te lo meriti. È la giusta punizione. Si vola! 130, io carico, vai! È fatta, fidatevi di me. Ora mi butta su, mi lancio, mi aggrappo. Cosa? Run, bro. Ma run dove? È un salto troppo peso, bro! E andiamo, e andiamo, e andiamo giù nel vuoto. Ma ora mi tippio e risalgo su. Bella roba, sono contento. Mi devo schiantare nel vetro, se no mi finisce lo sprint. Tutto dritto a corsa e si arriva alla parte opposta. Ma pure rima, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più?
Mi sarebbe piaciuto rimanere fermi a 620 fail, vero? Il bello è che alcuni neanche li conta, quelli dove non attivo il tippi. Facciamo che arrivo a metà e tiro un bel respiro di sollievo, però devo arrivarci, perché finora ce l'ho fatta. Perché ora non mi ci va più, stupido omino maledetto? Voglio tornare nella corsia rossa, il giallo che porta male, ve lo dico io. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro colore preferito. Vai, vai, no! Sono riuscito a fermarmi qui, quindi forse ce la facciamo. Adesso cos'è che c'è? Le spine. Volevo dire le ragnatele che mi impediscono di saltare come vorrei. Dopo i cactus poi è finita, vero? Questa mappa deve andare all'inferno. Poi ho visto sono uscite tantissime mappe parkour in questi giorni. Non so perché, tipo, non lo so, il party parkour. È la festa del San Parkour. Anzi, con il parkour partono i santi. Altro che... La cosa bella è che sprofondi, vedi? Non ci arrivi, ti fa credere di esserci, ma nulla. È lì per forza, raga. Non ci stanno cazzi, devo andare lì. Credo, non via, via, via! Tutto in un fiato, mamma mia! Chi è sto mago? Chi è quello che sta sprofondando? Sono io! Non è giusto! È fattibile, fidatevi di me! Questo salto è più semplice di quelli di prima. E ora qua sarà un problema prendere la scala, ma ci dobbiamo riuscire, perché poi lì c'è il checkpoint e quindi ce la fai! Oh sì che ce la fai, ma adesso dov'è che andiamo? Aspetta, mi ha fatto prendere il checkpoint, c'è la scala qua dietro. No, no, no! Era lì! Ad un passo da me, sto sprofondando nelle viscere della terra. Devo premere il TP prima che succeda qualcosa di brutto. Dobbiamo rifarlo tutto. E quanto son felice di questa cosa, sai. Non te ne scorderai. Il parkour ti entra nel sangue. Sì. È ufficiale, sto impazzendo. Io non penso che questo salto sia fattibile, quindi adesso qualcuno deve spiegarmi dove devo andare. Non posso girare l'angolo e saltare, è impossibile, lo capite? Non si può fare, è proprio sbagliato. Porca di quella puttana, non si può fare, capitelo cazzo! Oh, c'è una scala, c'è una scala. Aspetta che c'è una scala lì. Sì, sì, sei sulla scala, ce l'hai fatta. Era qua il percorso, infatti mi sembrava strano che fosse di là. Adesso parsimonia e sali, 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 bravissimo. Questo è molto semplice rispetto all'altro. Dai, Steph, ci sei, devi andare nel checkpoint. Vai, 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 checkpoint preso. Oh mio Dio, devo saltare là dietro? Mamma, fanculo, va. Perlomeno adesso siamo qua. Ogni volta che moriamo ripartiamo da qua e non devo rifare tutto quel pezzo che mi ha fatto perdere, 20 minuti. Non è proprio difficilissimo il salto, devi uscire e poi rientrare. Lo abbiamo fatto tante volte e lo rifaremo, ve lo garantisco. Poi si va tutto avanti, lì è semplice, dai, dai, dai. Potrebbe essere l'ultima vera difficoltà questa. Ok, mi sto pentendo di averlo detto, però ci siamo. Vai così! Ora un bel saltone lungo di sotto. Lo devo rifare, giustamente. Però adesso ci riesco alla prima, perché non si sa come mai funziona così il parkour a volte. Poveri noi, poveri noi! E adesso dove si va? Qua sopra e poi... Ah, non l'avevo visto, è praticamente invisibile. Quel puntino lì giallo dove devo mettere le mie chiappette. Grazie a Dio questo è un checkpoint. Poi, questo è difficilissimo. Veramente devo andare laggiù. No, è più probabile che io debba andare di qua nel giallo. No, no. No! Sto gioco è una merda! Lo odio, è fatto apposta per farti bloccare! 6.5 hours later. Ci siamo quasi! È da mezz'ora che sono qua! No! Ci siamo tornati. Ragazzi, non so quanto ci ho messo, ma ci siamo tornati. Ora valutiamo tutte le opzioni disponibili. Potrei saltare all'interno della grata, ma non avrebbe senso. Potrei riprovare questo salto lunghissimo, ma probabilmente non ha senso. Dove cazzo devo andare? Lì non ci arriva. Fidatevi di me, è impossibile. È un incubo, cioè io devo saltare con l'ansia di poterci cadere sopra, però era quello lì. Datemelo un checkpoint, però. Merde infami! Per voi solo i salami! No. Non è vero, non è vero di nuovo. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. In quanto dovevo finire la mappa in 88 fail. Ecco, guardateli, 888 belli e poderosi. Che palle, devo rifare la mappa 5 milioni di volte. Posso finirla prima dei 1000, me lo sento. La finiremo prima dei 1000, cazzo. Tipo in Assassin's Creed, il salto dell'aquila, vai, credici con tutto il cuore. Magari bastasse, a volte non è... Thank you,
Mi sembra assurdo che i vecchi teleport checkpoint non si disabilitano automaticamente. Cioè è una puttanata astronomica. Però stavolta ci siamo. Stavolta è fatta. Devo solo andare lì. Vai così, un altro checkpoint è preso. Ora ci sono le grate. Per forza. Devo salire lì sopra. Vabbè, è fattibilissimo. Dove dobbiamo andare, merda? Metteteci un cazzo di cartello con scritto qua. Sì, bella lì. E ora? Ma non si sale sul cactus. Devo andare a fianco del... No, è impossibile così. Che cactus mi state dicendo? Perché il cactus ti toglie il salto. Appena vengo colpito devo saltare, vai. Così, bravo. Tanto non dovrei morire, no? Fino a prova contraria. Bel saltone, si va avanti. Ci sei, step. Ci sei. No! Proviamo da qua allora. Sì? No, mi ha fatto cadere lui. Sì. Prima dei mille, raga. Fidatevi, prima dei mille. Niente da fare, raga. Mille. O finiamo ora in un colpo solo, oppure siamo fottuti. Magari lì dentro c'è scritto che è finita, abbiamo vinto. Sì, ti prego. L'ultimo sacrificio. Vai! Ok, c'è una leva. La piscio. E quindi? Bonnie, si è aperto lì una porta. Buttati di sotto. Entra. Qui dentro. Jump. Bellissimo. Vai! No, abbiamo finito in mille tentativi. Abbiamo finito. We are the champions, my friend. Dun, dun. Mille tentativi to the end. Dun, dun, dun. Hai trovato i quattro scheletri? Ma io ne ho trovato solamente uno. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo riusciti ad arrivare in vetta, anche se purtroppo l'ho fatta da solo e non con qualcun altro. Fai partire i fuochi d'artificio. Ma vai, festeggiamo. Ce lo meritiamo, cavolo, è stato durissima sta mappa. Più che altro era una rottura di cazzo la cosa dei checkpoint, che se ci ricadevi sopra ti fregavano la vita. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa serie, che è durata pochissimo, vi sia piaciuta. Lo vedremo presto una nuova mappa parkour. Se è stato, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi anche al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Quando sempre di tutto. E anche questa è fatta.